Ciao ragazzi, allora sono in pausa break, sto mangiando praticamente le cose che mi piacciono più di tanto, insomma, oddio, l'estate che mi piace un casino, ovviamente non ho niente a che fare con l'estate, con la compagnia dell'estate, magari ci lavoreresti all'estate, allora sì che mi mangerei e mi berrei tutti gli estati del mondo, e poi sto mangiando le mie gallette di riso preferite, anche se in realtà il mio cibo preferito sarebbe mettere un bel pacco di patatine con l'estate, allora sarebbe l'ideale, però dai, non esageriamo. Allora, quindi sono in pausa break e sono qui per fare praticamente un video haul che sarà, spero che non venga troppo lungo, però vorrei praticamente aggiungere tutte le compere che ho fatto per la festa delle donne, vorrei metterle praticamente tutte in un unico video così da non stancarvi da fare magari più video. E quindi verrà praticamente spezzettato perché a mano che mi arrivano i pacchi io faccio i video. So che magari non è il momento adatto per fare magari un video haul, perché appunto sicuramente sapete tutti, c'è questa critica praticamente dei video sulle make-up collection e sulle haul comunque anche in generale. Io ho dato la mia opinione sotto i diversi video che ho visto, ne ho visti parecchi, e di tantissime, di Lucy, di Umaema, di Camilla, di Katy, Betta. In tutte. E vorrei solo ripetere che la pubblicità di YouTube è una pubblicità secondo me come tante altre, e, anzi forse è meno mirata delle altre, quelle che noi troviamo in TV, quelle che noi troviamo nei cartelloni pubblicitari, quelle che noi troviamo nelle riviste. Il tutto appunto sta a noi non farci influenzare o comunque capire ciò che noi possiamo e ciò che noi non possiamo. È ovvio che a volte noi ci facciamo prendere un po' dello shopping compulsivo, ma io questo lo facevo anche prima senza YouTube, quindi diciamo che YouTube non è un grandissimo problema. Sì, YouTube mi ha fatto conoscere delle cose nuove e allo stesso tempo ne sono anche grata. Però appunto volevo dire che penso che il tutto stia nell'autocontrollo e nel capire ciò che è praticamente nelle nostre potenzialità. Non voglio appunto dilungarmi, cioè questo per me è il concetto. Io sono la prima di tutti a guardare quelle. Allora ragazzi, si era scaricata la batteria, cerco di riprendere il concetto dove ero arrivata e praticamente stavo dicendo che io sono la prima di tutte che guardo sempre in continuazione sì, gli inci, vabbè, che guardo sempre in continuazione le haul, che guardo sempre le collezioni di make-up perché a me piace tantissimo guardarle. Cioè, mi piace proprio, ma ovviamente non compro tutto ciò che vedo. Sono 3 anni, anche passa direi, perché era 3 anni a gennaio, che sono praticamente su YouTube e che guardo in continuazione trucchi, haul, eccetera. Quindi ovviamente se devo dire che anch'io ho trascorso un primo periodo, come dicevo già Linda, un periodo abbastanza difficile, anzi per me in realtà non lo era difficile perché in quel momento non capivo. In cui volevo comprare tutto ciò che vedevo, non mi lasciavo una collezione e cercavo appunto di comprare almeno, non dico tutto, ma delle collezioni cercavo almeno di comprare due o tre cose e in quel momento io mi sentivo strafelice. E poi ho iniziato praticamente a capire che quel trucco, quella cosa potevo farla anche con un altro trucco, basta che il colore appunto fosse stato simile e così via. E poi sono arrivata all'Eco Bio, l'Eco Bio mi ha un po' cambiato la vita perché me l'ha migliorata, come ho già detto tante volte, però anche con l'Eco Bio anche io ho il mio shopping compulsivo. Però appunto, come dico, tutto bisogna sapersi regolare e capire quando lo si può fare e quando non lo si può fare. Io in realtà ho fatto la PSP per consumare dei prodotti all'incirca che ho comprato un anno e mezzo fa, perché preferisco comprare gli altri, però non sono pentita delle mie compere, perché io so benissimo che quei prodotti che io ho comprato, io li consumerò tutti ad uno, cioè io non, è difficile che butti praticamente qualche cosa, cioè io non li butto i prodotti, è su questo appunto che volevo soffermarmi. Per quanto riguarda il make-up, sì, il make-up è molto più difficile consumarlo, questo è vero, però è anche vero che una cosa dura, le cose durano molto di più, cioè gli ombretti per dire durano una vita.
sono i mascara quelli che diciamo durano di meno, però per dire le matite durano 3 anni e anche le altre cose. E comunque cerco di stringere e stringere, dico solamente che secondo me bisogna avere autocontrollo, cercare di non esagerare se si vede qualcosa e utilizzare la tattica dei carrelli scarrelli, perché questa tattica è veramente importante di rifletterci, cioè tu fai il tuo carrello perché ti piacciono quelle determinate cose, poi lo chiudi e ci rifletti. E vi assicuro che è un buon metodo perché poi riflettendoci si capisce se quella cosa mi è necessaria oppure riduco il totale e così via. Questo è quello che posso dirvi per quanto riguarda la mia esperienza personale. Allora, passiamo al mio shopping. Il mio shopping è stato per la festa delle donne perché praticamente ci sono state diverse offerte nei vari siti, quindi io ne ho approfittato un pochino perché già avevo intenzione di fare un po' di shopping. Per esempio, ora vi parlo dello shopping che ho fatto sul sito di Eccoverde. Su Eccoverde c'era un'offerta, la festa delle donne credo anche il giorno dopo, il 8 e quindi il 9, dove c'era un bellissimo buono di 5 euro. Quindi voi sapete che su Eccoverde le spese sono gratis se si raggiungono i 40 euro e se si raggiungono appunto le 40 euro. Però io appunto non volevo raggiungere i 40 euro perché in quel momento non mi serviva quasi nulla. Cioè, oddio, se avessi voluto potevo prendere anche tutto il sito. Comunque, volevo in particolare 2 cose che desideravo da tanto. Infatti queste compere che ho fatto per la festa delle donne sono delle compere di cose che desideravo da tanto e che ero sicura che avrei utilizzato subito perché non avevo in sospeso altre cose. E allora, praticamente di questo buono, infatti io ho speso di meno, però diciamo che mi sono venute le spese gratis perché appunto le spese su Ecoverde sono abbastanza economiche, anche quando si spende di meno, sono comunque sulle 5 euro, credo. E allora vi dico cosa ho comprato. Ora cerco di aprirlo, però chiudo il video, se no viene 10 ore di video. Ecco, ce l'ho fatta. Allora, volevo dire che in realtà Eccoverde dovrebbe un po' di più impegnarsi nel pacchettare pacchi, dovrebbe metterci appunto più scotch. In realtà a me non è mai successo nulla, perché devo dire che la mia zona è abbastanza tranquilla, non mi hanno mai aperto un pacco, i pacchi mi arrivano sempre sani e salvi. Però leggo di ragazze che in realtà trovano i loro pacchi aperti e così via. Quindi devo dire che il pacco è praticamente era messo solo così, chiuso, e poi c'era solamente un po' di scotch qua di lato e un po' di scotch qua di quest'altro lato. Diciamo che dovrebbero fare un po' più di attenzione, ma non per quanto riguarda me, perché io non mi lamento assolutamente perché mi arriva tutto praticamente sano e salvo. Allora, io su Eccoverde ho preso semplicemente 2 prodottini che, come vi dicevo, desideravo proprio da tanto tanto. Aspettate che cerco la cosina per dirvi i prezzi, così me lo apro insieme a voi, perché non mi ricordo veramente i prezzi. Allora, le spese di spedizione, per chi spende meno di 20 euro, erano praticamente di 6 euro, quindi con il 5 euro di buono si sono ridotte a solo 90 centesimi. Questo è tutto. Allora, ho preso un prodotto che desideravo da tanto e si tratta di questo qua, Aubrey Organics, spero si veda bene, Detangler Shine Booster. Comunque io non tocca e si mette per l'asciugatura dei capelli. Dovrebbe proteggere i capelli dalle fonti di calore, che siano praticamente la piastra o che sia comunque il phon. E siccome io purtroppo ogni tanto piastro i miei capelli, ho pensato bene di cercare di proteggerli con questo. E quindi è un prodotto dell'Aubrey Organics, sono 148 ml di prodotto e il suo prezzo è di 12,99 euro. Ok? E poi ho preso una cosa che anche desideravo da molto perché ne sentivo parlare bene. In realtà ho sentito sia dei pareri buoni sia dei pareri non buoni, ma volevo provarlo. E si tratta dello shampoo ristrutturante alla crema di rosa per capelli sfibrati e secchi. Come vedrete, per ora mi sto dedicando tantissimo ai capelli, sto prendendo molti prodotti proprio per i capelli, perché ho deciso appunto di tagliarli perché io li ho parecchio lunghi, ho deciso di tagliarli perché hanno parecchie doppie punte, me ne dovrò liberare anche se mi dispiace tantissimo. Ovviamente quelli dell'Eccoverde, neanche un campioncino, neanche a parlarne, non me ne hanno mai dati. Vabbè,
fa nulla. E quindi ho speso solo 21 euro, quasi con spedizione gratis. Allora, poi altre cosine che invece ho preso, queste le ho prese al supermercato. Ho preso i sali del Mar Morto, li ho presi in una Despar, in un Iper Spar, qualcosa del genere, un grande supermercato della linea Despar. Ho preso questi sali del Mar Morto anticellulite, sono bianchi perché mi piaceva moltissimo fare quelli che aveva fatto in passato Carlita. E rifarli come quelli della Collistar, quindi scopiazzare la ricetta. Questi sono 1 chilo di sali del Mar Morto e se non mi sbaglio il prezzo era di 8 euro, 7,50, qualcosa del genere. Questa è una compera che ho fatto prima, comunque, perché ci sono i sali del Mar Morto anche su Eccoverde, costano 3 euro mezzo chilo, quindi in realtà mi conveniva di più, però questa compera l'ho fatta prima. E poi ho preso anche l'olio semi di lino della Forsan, si tratta proprio di olio semi di lino puro e il suo prezzo, se non mi sbaglio, è sulle 4 euro 100 ml di prodotto. Sì. Lo sto utilizzando insieme all'olio di cocco, insieme. Devo dire, poi magari vi farò sapere meglio perché per ora sto facendo delle prove, poi ve ne parlerò meglio. Sto utilizzando questo insieme all'olio di cocco perché di solito mettevo solo l'olio di cocco, però voglio arricchire molto di più i capelli per ora e quindi sto mischiando olio di cocco con olio semi di lino. Per ora mi sto trovando benissimo, mi piace tantissimo il risultato, rende i capelli molto più morbidi, molto più setosi. I miei capelli si annodano subito, invece devo dire che sono molto più, come si dice, molto più belli, non c'è bisogno di pettinarli, quasi quasi la mattina non è neanche necessario pettinarli. Comunque ve ne parlerò meglio se avrò dei buoni risultati, se mi trovo bene con questa nuova, diciamo, routine. E poi ho preso un prodotto in farmacia, era da tanto che volevo prenderlo, e cretina che sono, non sapevo che lo vendessero anche in farmacia, ma vabbè, sono scema. È la glicerina, il glicerolo dell'Alvita, si tratta di 50 ml di prodotto, 2,90 euro. In realtà, ragazzi, non mi ricordo più perché volevo la glicerina, però andrò a ricercarlo nei miei preferiti, nelle mie wishlist, perché non mi ricordo più neanche perché la volevo. Sicuramente volevo fare qualche cosina, qualche ricettina, ma non mi ricordo se era un sapone, che cosa fosse. Comunque poi probabilmente farò il video se riesco a capire per che cosa mi serviva. E quindi questa l'ho presa in farmacia. Poi al supermercato l'altro giorno ho preso questa scatoletta che era il regalo con gli assorbenti Nuvenia che io in realtà non utilizzo, infatti ho regalato a mia madre, però mi piaceva la scatoletta e l'ho presa, vabbè, sono scema, ma per 2 euro. E quindi ho preso questa scatoletta e voi direte: ma cosa dovevi farci con questa scatoletta? È piccolissima, ragazze. Queste scatolette, se non mi sbaglio, le avevo viste anche a Vale, non mi vorrei sbagliare, credo che fosse Vale. Le sue erano in realtà più belle, con delle immagini molto più belle. Invece queste erano così, c'era la ballerina, poi c'era qualche altra cosa. Comunque io per ora le sto utilizzando per metterci i refile della MAC. E ce ne vanno ben 9. Io per ora ho questi 4 e ci ho messo questi. Per metterli qui, così mi ricordo che ce li ho e li utilizzo. Perché invece nella loro custodia in realtà non li utilizzavo mai. Perché mi dimenticavo anche di averli. E i colori, non so se vi interessa, magari se vi interessa ditemelo, anche ve li dico. Vabbè, questo è Gesso. Questo è Idol Ice. È un grigio lilla, bellissimo. Questo mi pare che sia Stas Rockets. E questo Beautiful Iris. Credo di averli detti giusti. In attesa di comprare la scatola vera MAC, che la trovo secondo me veramente comoda, quella là A4, quando appunto ci si vuole fare una piccola palettina per andare in viaggio, quella la trovo veramente comoda. In attesa appunto di comprare quella, perché nella mia MAC non la vendono, perché non è un MAC store, in attesa di quella ho comprato questa. Allora ragazze, per ora momentaneamente chiudo, non so se salutarvi, comunque questo qua seguirà la haul di Panda Shop e poi seguirà anche la haul di Akamuti. Voglio fare il video tutto insieme per cercare di non annoiarvi e fare 800 miliardi di video, quindi a dopo, ciao!
la festa delle donne c'erano tantissime, a proposito di pubblicità, tantissime offerte e io mi sono molto, ma molto lasciata tentare, anche perché era un po' di giorni che carrellavo e scarrellavo in continuazione. E parlando praticamente, in questo momento vi parlo praticamente di Panda Shop. Panda Shop è praticamente un negozietto online. Io in realtà l'ho conosciuto, direi a fine gennaio, quando cercavo dei negozietti bio a Roma, perché come voi sapete dovevo andare a Roma, ma il viaggio è stato rimandato. Quindi cercavo dei negozietti bio e all'improvviso ho trovato questo negozietto bio e mi sono messa appunto a comunicare via email con la proprietaria e mi diceva che appunto sarebbe diventato presto anche un negozietto online, e così è stato. E la proprietaria, che è veramente carinissima, credo che siano marito e moglie, Veronica e Matteo, e questo negozio l'ho trovato subito bellissimo, spettacolare. Perché? Perché ha praticamente diversi marchi tutti in un unico negozio. C'è Fito Cose, Neve Makeup, Minerale Puro, che io non ho mai provato, c'è di tutto. Ci sono anche delle erbe che vengono comprate dalle segnatatorie in un spesso India, dove praticamente la spedizione addirittura di 16 euro. Comunque, il giorno della festa delle donne, questo negozio ha fatto l'offerta di 30 euro, minimo spese di spedizione di 30 euro, e le spese di spedizione erano gratis. Invece, normalmente le spese di spedizione sono gratis per 60 euro, altrimenti sono all'incirca 8 euro. E oggi, appunto, aprirò il pacco con voi perché ho comprato delle cosette. Io, in realtà, ho speso 44 euro. Però appunto con le spese di spedizione gratis. A me questo negozietto piace proprio tanto perché ci sono proprio tantissimi marchi tutti insieme e quindi non si è obbligati praticamente a fare un ordine da qui, un ordine da lì, un ordine da lì, no, perché veramente ci sono proprio 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 tantissimi marchi. Se non mi sbaglio c'è anche una figura, ecco sì, dove proprio ci sono, c'è la T, la B.O.B., Spesso Vindia, Neve Cosmetics, Kadi, BioHeart, Minerale Puro, Benecos, Bioficina Toscana, Bob Cosmetics e Fito Cosa. E poi ci sono anche le materie prime che sono state aggiunte anche da poco. Allora, ora apriamo il pacco. In realtà mi sono dimenticata gli accessori per aprirlo, quindi o lo apro con una penna o aspettate un attimo che magari vado ad aprirlo. Sì, se capissi in realtà dove si apre. Un attimino. Allora ragazzi, ci ho messo praticamente mezz'ora solo per aprirlo. Allora, questo qua è stato il mio pacchetto dei desideri perché ho preso praticamente delle cose che desideravo da tanto prendere. Sto cercando se c'era un foglietto con il resoconto, magari per dirvi i prezzi perché non li ricordo assolutamente. Vediamo magari questo. Aspettate un minuto. Delle cose che praticamente desideravo proprio da tanto tanto, ma devo dire veramente da parecchio. Allora, e vi faccio vedere. Lo apro in diretta con voi, quindi vedo tutto dal vivo con voi. Allora, questo si tratta praticamente dell'olio Amla dell'HD. I prezzi non ci sono scritti nella cosina. Comunque, certificazione BDH. L'olio HD della Mla. La prima volta che ne ho sentito parlare in realtà è stato dalla signorina Rottermeier e subito praticamente ha attirato la mia attenzione. Si tratta di 210 ml di olio. Quando lo utilizzerò poi vi farò appunto una recensione alla durata di 12 mesi. Se non mi sbaglio è sulle 14,50, qualcosa del genere. E comunque potete andare a vedere sul sito. Allora, questo è l'olio Kadi, qualcosa appunto, sono tutte proprio, io la chiamo la mia scatola dei desideri perché ho preso proprio delle cose che desideravo da parecchio, parecchio, parecchio. Poi ho preso, allora, poi ho preso la polvere dell'HD alla rosa per fare gli impacchi praticamente al viso. La rosa dovrebbe essere per pelli molto sensibili e anche anti-età, leggo, anti-aging. Per pelli sensibili anche comunque per il rossore. Rosa e patchouli che ringiovaniscono.
danno elasticità e forza alla pelle. Non è solamente in realtà una polvere di rosa, ma all'interno in realtà ci sono anche altre cosine buone, che ora è scritto così piccolo che io neanche riesco a vederlo. Ok, accecata. C'è la rosa damasceno, ok, quello lo vedo, però ci sono altre cosucce che io in questo momento non vedo. Se non mi sbaglio c'è anche il rosmarino, ma è scritto davvero così piccolo che non vedo. Comunque l'acqua di rose, altre cosine. E per fare, poi cercherò di tradurre anche perché è scritto in tedesco. E io il tedesco, come sapete, non lo conosco. È piccolissima, Perché magari a volte dai video sembrano le cose molto grandi, ma è veramente piccola piccola. Ok, e perché solo 50 grammi di prodotto? Questo, se non mi sbaglio, sulle 10 euro. Poi un altro prodotto che praticamente ho preso e che ho desiderato subito da quando sono uscita è stata la matita pastello nel colore bosco Teal. Ve la faccio vedere. Ok. Io l'ho trovata subito meravigliosa, è il colore che praticamente è andato tantissimo quest'anno e l'ho subito voluta. Questo è il prezzo, non mi ricordo, 4,80 euro, comunque sulle 5 euro. Ah, vediamo, vi faccio uno swatch. Mamma mia, è bellissima. Proprio bella. Sì, certo, annebbiati io proprio ora, no? Proprio bella, bella, bella. Bellissima ragazza, vediamo se appunto durerà dentro l'occhio. Poi ho preso della Minerale Puro, che per me è un nuovo marchio perché della Minerale Puro praticamente non ho nulla. Ho si è appannata la telecamera. Quindi, come dicevo, della Minerale Puro non ho nulla. Ho preso il mamma mia, non mi viene il termine, il correttore Pompelmo. Allora, era impacchettato molto bene con delle super bolle giganti. Allora, l'olivatica è un olio che si trova praticamente sul sito di Spices of India. Si tratta di olio di cocco con olio di noce di cocco arricchita. Allora, c'è l'olio di cocco, c'è il neem, c'è l'amla, o come cavolo si chiama, l'olio di rosmarino, l'olio di limone, e poi altre cose che non so neanche cosa sono. Comunque ha un buon inci e voglio proprio provarlo per i capelli. E questo è 300 ml di prodotto, se non mi sbaglio sulle 10 euro. Allora, ora vediamo, qua ci sono praticamente delle carte, appunto la pubblicità dei pastello, delle matite pastello. Poi c'è la pubblicità di Minerale Puro, okay. E poi c'è la pubblicità della Benecos, i moderni cosmetici naturali. Voi sapete, a me piace tantissimo la Benecos, che ho comprato già diverse volte su Ecoverde, è la mia matita preferita e anche il mascara. E c'è qui un po' di cosine e i glossy anche sono veramente molto belli. Perché vende la bene, costa appunto, la trovo anche una marca molto carina, economica. Economica. Allora, poi c'è questo pacchettino, vediamo che cosa c'è. E c'è scritto omaggio. Allora, in omaggio c'è l'emulsione viso antiossidante della Bioficina Toscana, poi non lo so, questo forse è un libricino della Bio Cosmetics, no vabbè, della Bomb Cosmetics. Sì, un libricino della Bomb Cosmetics dove fanno vedere che cosa c'è. Poi c'è un fluido idratante colpo al miele. E poi lo shampoo delicato della Bioficina Toscana che io già ho.
Quindi in realtà tre campioncini della mia officina toscana, peccato, pensavo in realtà dei campioncini, purtroppo sono cose che già ho provato della mia officina toscana, poi non mi piace neanche tanto come marchio. Comunque, ho visto anche tra l'altro che a certe ragazze in realtà hanno fatto degli omaggini molto più carini, ma magari appunto hanno fatto degli omaggini un po' più così perché magari c'era la spedizione gratis e quindi... E già è stato un omaggio quello. Comunque trovo questo negozio veramente carino, ve lo straconsiglio a tutte e a tutti, perché veramente ci sono tantissimi marchi, la ragazza è super gentile, potete chiedere qualsiasi cosa, appunto vi risponde subito alle mail. E ovviamente per chi è a Roma ancora meglio, perché appunto può vedere i prodotti proprio da vicino e appunto scegliere perfettamente. Allora ragazze, questo era il mio haul, si trattava solamente di un mini haul perché appunto ho speso solo sulle 40 euro e ne seguiranno altri perché appunto il giorno della festa delle donne mi sono un po' lasciata prendere dallo shopping e quindi ci rivediamo a presto e ciao a tutti!